L'atto conclusivo del titolo provinciale del campionato amatori FIGC organizzato dalla delegazione di Lanciano si disputa sul sintetico del campo 167 di Vasto e mette di fronte le due squadre che hanno avuto la meglio nei rispettivi raggruppamenti, dove hanno confermato l'ottimo stato di forma prevalendo anche nelle fasi eliminatorie con le vincenti degli altri due gironi. Lo Sporting San Salvo, vincitore dell'edizione 2016 e che parte con i favori del pronostico, ha avuto la meglio sull'amatori Real Sangro, detentore del titolo e sconfitto nella gara di semifinale. I sorprendenti odorisiani dell'Amatori 2013 approdano alla finalissima dopo la sofferta affermazione con la blasonata compagine del Golfo Vasto e la truppa di Angelo Torzi a partire subito in attacco, proponendosi in avvio con il temibile piazzato di Ciavatta, smanacciato con affanno da Cristian Pelliccia. I biancoverdi di mister Ricchezza replicano prontamente con il devastante affondo di Tarquinio, che dalla destra si porta in area avversaria e impegna Manes, costretta ad un difficile intervento per evitare la capitolazione all'incrocio dei pali. La palla rimane in gioco, ma il tentativo dal limite di Antinoro non porta ai frutti sperati. Sull'altro versante la difesa biancoverde rischia grosso in seguito alla spizzata aerea di Alacci, che interviene sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina e indirizza a ridosso del secondo palo, ma l'intervento del direttore di gara ferma l'azione. Al 26esimo i sansalvesi tornano a proporsi con una lunga azione manovrata, conclusa dal diagonale dal fondo di Santa Maria, sul quale Pelliccia interviene chiudendo lo specchio della porta a ridosso del primo palo. Se i sansalvesi non sono incisivi, la squadra di Monte Odorisio è al contrario più cinica e al nuovo acuto dalle parti di Manes va a segno con Antinoro, che rompe gli equilibri con un sinistro dalla distanza che sorprende l'estremo ospite, tratto in inganno dal rimbalzo beffardo a pochi metri dalla sua porta. Passano 4 minuti e gli amatori vanno al raddoppio. Stavolta è Tarquinio a rimpolpare il punteggio, approfittando di un lungo rilancio del proprio portiere e dell'indecisione difensiva di Potente, che gli permette di andare alla conclusione in area, imprendibile per Manes. I sansalvesi riaprono i giochi con il chiaro intento di rientrare subito in carreggiata, visto il doppio svantaggio e il tempo a disposizione che va ad assottigliarsi progressivamente. Si parte con lo scatto di Turchi, che entra in area e calcia verso la porta avversaria, ma il suo rasoterra è piuttosto prevedibile e facile preda dell'attento Cristian Pelliccia. Passano pochi secondi e ci prova anche Perrucci, ma la sua girata a ridosso del vertice d'area piccola si spegne sull'esterno della rete. Il buon momento sansalvese si conferma anche nei minuti seguenti, ma lo stacco in area di Alacci si rivela infruttuoso per buona pace di Pelliccia e compagni. I biancoverdi tornano a respirare e si producono a loro volta in una sortita offensiva dalle parti di Patrizio Manes, che al 15esimo blocca in scioltezza il tiro cross di Zerra. Sarà in definitiva l'unico acuto odorisiano della seconda frazione, contrariamente allo Sporting che va all'assalto della porta avversaria, messa inizialmente alla prova dal gran siluro da fermo di Ciavatta, disinnescato dal reattivo intervento di Pelliccia. Quest'ultimo deve arrendersi al 27esimo, quando Buccione riapre i discorsi con un tocco beffardo da distanza ravvicinata. Lo Sporting comincia a crederci e in effetti, dopo l'occasione fallita da Ciavatta con un nuovo siluro da distanza siderale che si spegne di pochissimo sopra i legni odorisiani, il pareggio sansalvese, che rimanda ogni discorso ai tempi supplementari, si concretizza a ridosso del triplice fischio e Cilli a ridare speranze ai suoi, infilando Pelliccia con una girata dal limite sugli sviluppi di un traversone al centro del solito Ciavatta ed è la successiva respinta di Pelliccia che manda la sfera suo malgrado sui piedi del numero 17 avversario. Nel primo dei due supplementari l'unico pericolo sarà per la porta sansalvese, messa a rischio dal diagonale dal limite di Rosati di pochissimo oltre il secondo palo. Nel secondo extra time saranno i sansalvesi a cercare il gol vittoria, sfiorato da Santa Maria, il cui tiro ravvicinato viene arginato dalla tempestiva chiusura di Vitelli, e da Di Santo, la cui conclusione dal limite viene dirottata sul fondo dalla fortuita deviazione della retroguardia biancoverde. Il risultato non si sblocca e per decidere la squadra vincitrice si rendono necessari i tiri dal dischetto. La sequenza si apre con la realizzazione dell'odorisiano Tarquinio, li replica prontamente anche Bontempo, che infila all'incrocio dei pali, stesso angolo di battuta anche per il biancoverde Antinoro. Il primo punto di svolta è rappresentato dall'errore di Santa Maria, che spedisce sul fondo. Vitelli non sbaglia, portando i suoi al doppio vantaggio. Lo Sporting affonda nuovamente dopo il nuovo errore dal dischetto, al quale fa seguito quello di Di Giacomo, il cui tiro viene intercettato da Manes, che rianima i suoi. Le speranze sansalvesi naufragano poco dopo, in seguito al tiro di Di Santo intercettato da Pelliccia, che fa scorrere i titoli di coda e consegna il titolo all'Amatori 2013.
Per gli amatori di Monte Odorisio abbiamo Nicola Cipolla, il presidente, e Nicola Tarquini, un dirigente. Allora è andata tutto bene, come ha detto il rappresentante della FIGC, campioni provinciali, due vincenti, però uno doveva uscire vincente, siete usciti voi. Eh sì, dopo tanti anni, purtroppo dopo 5 anni abbiamo fatto una squadra compatibile grazie ai ragazzi che quest'anno hanno dato il massimo, siamo arrivati a questi risultati. Cosa dire? Si fa festa. Si fa festa e punto e basta. Dopo 5 anni arrivare a questo livello è tanto per noi, abbiamo fatto tanto. È una bella soddisfazione, dai. Anche per me, dopo tanti anni passati nelle squadre superiori, prima categoria, presidente e tante altre cose che ho fatto, in giro, dirigente, tutto, sono soddisfattissimo perché Nicola è un grande amico, giocavamo insieme tanti e tanti anni fa agli amatori dell'88, dall'88 siamo molto contenti di aver visto questo traguardo che mai è successo a Monodorizio, è la prima volta che una squadra di amatoriale va a vincere un campionato dopo tante battaglie, abbiamo fatto molte di battaglie. Su 24 partite che abbiamo giocato abbiamo perso solo una o due partite, dunque è meritatissimo questo campionato, tutta la squadra, un grazie a tutto al presidente, ai dirigenti, ai giocatori, abbiamo avuto insomma, tanti giocatori bravissimi e tanti anni che abbiamo avuto anche addirittura la Coppa Disciplina. Abbiamo creato una famiglia, un bel gruppo. Abbiamo creato un bel gruppo, più che altro una famiglia che ci ha portato a questi risultati, perché siamo un gruppo compatto e ci hanno portato a questi risultati qua. Da quel che ho capito è stato un campionato molto duro. Molto duro, sì. 42 squadre, tutte quante belle squadre, specialmente le ultime. Siamo stati compatibili con queste squadre qua. Tutte quante, anche lo Sporting San Salvo, che è stata una bellissima squadra che ci ha dato il filo da torcere. L'anno prossimo si riparte sicuramente. Si riparte alla grande. Dopo questa bella vittoria speriamo di costruire ancora una squadra ancora più forte, con degli elementi che conosciamo abbastanza in giro, stiamo guardando di fare una squadra ancora molto più forte. Devo fare i complimenti anche ad esempio che mi sono dimenticato a San Salvo, che è una grandissima squadra, abbiamo dato anche il golf, una grandissima squadra, cioè è stata una vittoria proprio fino all'ultimo sospiro, però alla fine ce l'abbiamo spuntata, anche con i rigori, però ce l'abbiamo spuntata, soddisfazione enorme per noi del nostro paese. Giuseppe Turchi, il centrocampista dello Sporting San Salvo degli Amatori. Due squadre prime, però una doveva uscire vincitrice, purtroppo per voi non ce l'avete fatta. Sì, complimenti al Monte Odorisio, purtroppo i rigori sono così, c'è un po' di amarezza, però dobbiamo fare i complimenti ai nostri avversari che in questo caso nella lotteria dei rigori sono stati più bravi di noi. Abbiamo fatto un ottimo campionato come loro, d'altronde la partita è stata tirata fino alla fine, risultato 2-2 e niente, così c'è un po' di amarezza, però bisogna accettare il risultato così. Un peccato per i due gol presi, perché nel secondo tempo praticamente il Monte Odorisio non ha giocato, avete giocato solo voi, ce l'avete messa proprio col cuore finché siete riusciti a pareggiarla. Beh sì, siamo andati in doppio svantaggio il primo tempo e niente, nel secondo tempo abbiamo provato il tutto per tutto, abbiamo speso tante energie, siamo riusciti a recuperare, poi è chiaro con i supplementari è cominciato a mancare un po' di forza, di lucidità e poi niente, finiscono i rigori e i rigori purtroppo ti lascia questo amaro in bocca, però ripeto, come ho detto prima, rifacciamo a tutti gli amici Monteodorisi i complimenti. Hanno vinto, per cui è giusto che loro festeggiano, ma però penso che siamo stati bravi anche noi, abbiamo fatto un ottimo campionato e niente, così. Siamo così, un po' amareggiati però. Lo spirito per ripartire? Sempre, noi siamo un gruppo
fantastiche, dove noi veniamo qui, siamo tutti amici, come penso tutte le altre squadre di amatori, veniamo per divertirci, per fare la nostra partita, il nostro terzo tempo. Anche oggi, se abbiamo perso, andremo a fare il nostro terzo tempo, e penso che questa sia la cosa bella degli amatori. E niente, poi l'anno prossimo ripartiremo, perché l'importante è divertirsi. Poi è chiaro che arrivare alla fine si spera di arrivare primi, però lo spirito è sempre quello di divertimento.